Lo spoglio della sceneggiatura è il momento che tutti aspettano da quando si è iniziato a pensare a un film, perché significa che il soggetto è stato scritto, che la sceneggiatura è stata approvata, scritta, riscritta, riscritta con tutti i memo e tutto quanto, finalmente c'è la sceneggiatura definitiva e tutti si lanciano a capofitto per ghermirne informazioni, tutti. Ovviamente il regista, perché così si fa la sua shot list o comunque studia le inquadrature a seconda insomma del suo metodo di lavoro, studia poi quello che dovrà fare sul set, la segretaria di edizione, la costumista, lo scenografo, tutti quelli che devono poi realizzare quel film. Quindi è un momento estremamente importante. È chiaro che quando si dice spoglio della sceneggiatura non si intende quel momento in cui tutti si riuniscono intorno a un tavolo, ognuno con la sua funzione, con il suo ruolo, per far sì che tutti quanti poi sappiano quello che fanno tutti, no? Quando si legge tutti insieme una sceneggiatura perché tutti siano informati. Io mi riferisco soprattutto a quello che fa il produttore, perché il produttore nel momento in cui ha la sceneggiatura, a volte anche lavora sulla provvisoria, anzi molto spesso deve lavorare sulle sceneggiature provvisorie, perché lui deve fare i conti, cioè lui deve capire quanto costa questo benedetto film, quanto costa, quante location ci sono, quanti attori ci sono, quante comparse sono previste, e le luci che gioco hanno, e i permessi, cosa bisogna chiedere, bisogna andare a girare in Vaticano oppure in Guatemala. Allora capite che tutte le informazioni che contiene una sceneggiatura sono poi denaro, eh? E questo denaro deve essere quello che ha in mano il produttore o che si deve procurare il produttore, oppure che non ha in mano e quindi poi deve intervenire lui stesso sulla sceneggiatura per fare in modo che si possa risparmiare di qua e di là. Insomma, lo spoglio della sceneggiatura è il momento sicuramente più interessante della lavorazione, della realizzazione di un film, perché ha proprio quel sapore di messa in pratica, cioè si sa che dopo lo spoglio della sceneggiatura, quando tutto è approvato, finalmente si gira, e quindi bisogna farlo con estrema attenzione.